Sono Linda Fioriti e da marzo 2020 sono tornata a vivere a Perugia perché l'istituto per cui lavoro da 7 anni a Roma mi ha dato lo smart working e appena ho potuto sono tornata a vivere a casa dei miei. Per questa istituzione mi occupo di indagini economiche del mercato agroalimentare e in particolare seguo il mercato dei prodotti zootecnici e dell'internazionalizzazione delle imprese agroalimentari. Il rientro a casa è stato, devo dire, molto bello. Arrivava in un momento di tensione generale in cui appunto era esplosa una pandemia, in cui una città come Roma stava diventando particolarmente ostile perché era opprimente, i palazzi, gli spazi chiusi, personalmente rappresentava un incubo, quindi appena ho saputo che l'intero paese era diventato zona rossa ho preferito tornare in campagna. E adesso posso svegliarmi praticamente mezz'ora prima di mettermi al PC, quindi incrocio mia sorella quando facciamo colazione, lei esce, io resto qua, mi posiziono alla postazione al PC, truccandomi, vestendomi sempre in maniera decorosa perché abbiamo sempre un sacco di video call durante la giornata. Nel pomeriggio stacco verso 5:30-6, magari faccio una sessione di yoga o se abbia il tempo vado a farmi una passeggiata al percorso verde e la sera ceniamo qua su con mia sorella. E tornare a Perugia ha rappresentato sicuramente un prendere una boccata d'aria da tutta questa frenesia. Per me lo smart working è una soluzione ideale e favolosa per tante tipologie di lavoro, come la mia per esempio, perché effettivamente è efficace e rende il lavoro anche più produttivo e perché permette di tornare a vivere in territori, in città che altrimenti si sarebbero spopolati o si stanno spopolando. Dall'altra parte, chiaro, si è persa un po' la socialità, cioè lo scambio con i colleghi, anche estemporaneo, il caffè, la chiacchierata, che potevano funzionare anche da stimolo per il lavoro. Se io potessi, sicuramente continuerei a lavorare almeno per una parte dei giorni lavorativi da casa.